Adwan è ormai un partner storico del torneo BEPI, state tipizzando più persone possibili? Assolutamente sì, stiamo informando innanzitutto, parlando ancora una volta a tutti gli atleti che partecipano a questo fantastico torneo BEPI, di che cosa è il midollo osseo, cosa vuol dire tipizzarsi, cioè diventare donatori di midollo osseo e dare un'opportunità di vita a chi è in attesa di trapianto. Una sfida velocissima, adesso in 50 secondi ci dici come ci si tipizza. 50 secondi? Tipizzarsi vuol dire fare un semplice prelievo di sangue presso uno dei nostri centri trasfusionali a Padova o in tutta la provincia, e questo permette al nostro codice genetico di essere inserito in un registro che è la banca dati italiana nazionale per confrontare i propri dati genetici con quelli di un malato in attesa di trapianto. È andata? È andata ancora meglio, quindi visto che hai superato questa sfida adesso tutti quanti devono venirsi a tipizzare, siete qua al torneo BEPI fino alla fine, ma soprattutto poi dove vi trovano? Allora, noi abbiamo ancora qualche manifestazione, ma io vorrei già lanciare la nostra giornata nazionale, che sarà anzi la settimana nazionale del midollo osseo, ci vedrà dal 16 al 23 settembre in più piazze a dedicare l'intera giornata alla sensibilizzazione. Io invito tutti ad andare sulla nostra pagina Facebook di ADMO Padova, sul nostro sito www.admopadova.org, il numero verde, e trovare l'occasione proprio per parlare di dono. Fammi ringraziare Federico Crepaldi, perché è lui il motore di tutto questo, l'abbiamo conosciuto tramite il CSI di Padova e tramite Luca Cesari, è stata un'occasione bellissima per incontrare il Calcio Padova C5 e poi rinnovare questo bellissimo appuntamento al torneo BEPI. L'anno scorso un gruppo di ragazzi sono venuti al centro dei Colli per la tipizzazione e credo che prima di agosto un altro bel gruppetto passerà di nuovo a farsi un bel regalo, ecco. Per finire sfatiamo qualche mito, perché magari la gente ha paura, dice fa male, poi come faccio, credo che vi arrivino tante domande di questo genere, sfatiamo qualche mito. Sì, grazie. Allora, il problema è proprio quello che la gente non sa, o quel poco che sa è sbagliato. Il midollo osseo non è il midollo spinale, il midollo osseo non si trova nella spina dorsale, è il tessuto che abbiamo nelle ossa e che produce il sangue, quindi globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Ecco perché vorremmo che tutti i donatori di sangue avessero anche questo volantino e imparassero che solo un semplice prelievo di sangue, una provetta in più, permette ai propri dati genetici di essere inseriti nel registro. E se si trova la compatibilità genetica, che purtroppo è di 1 su 100.000, ma se si trova il match perfetto, allora si può donare anche con l'aferesi, cioè da sangue periferico, esattamente come la donazione di sangue. Quindi quello che davvero ci serve è togliere tutti i dubbi, togliere tutte le idee sbagliate, le paure, e dire ai ragazzi si può fare un semplice gesto, un semplice prelievo di sangue per rinfoltire le fila di un registro che ha bisogno di giovani tra i 18 e i 35 anni. Ed ecco perché siamo qui in mezzo a questi ragazzi sportivi, sani, che hanno voglia di divertirsi e che sa che da domani anche abbiano voglia di diventare donatori. Torneo BEPI, col pallone.